Quentin Tarantino torna a stupire! The Hateful Eight. Questo ottavo film di Quentin Tarantino è stato qualcosa di semplicemente eccezionale. Prima di andare in sala mi sono informato un pochino, ho letto un sacco di critiche positive, ma altrettante critiche negative che lo bollavano come film noioso. E francamente non capivo come fosse possibile dal momento che Quentin Tarantino non è mai riuscito ad annoiarmi con i suoi film. Però non si sa, allora sono andato a vederlo con una certa curiosità e anche un filo di paura. E facevi benissimo ad avere paura, non sono un film noioso, ma non è nemmeno tarantiniano, ma che merda ha fatto questa volta Quentin? Adesso mi rompi i coglioni subito inizio video? Sì, in tantissimi affermano che questo film sia il meno tarantiniano del regista. Io rispetto assolutamente l'opinione altrui, ma non sono d'accordo. Questo film è molto tarantiniano, anche se effettivamente in superficie potrebbe non sembrarlo. Ma solo perché il ritmo rispetto agli ultimi film è molto più lento ed è tornato alle origini. Infatti questo The Hateful Eight sembra se avete misto tra Le Iene, Pulp Fiction e La Cosa di John Carpenter. La Cosa di John Carpenter? La Cosa di John Carpenter. Sì, perché non ci sono alieni mutaforma che prendono possesso del corpo dei personaggi, però siamo in un'ambientazione chiusa all'interno di questo emporio per la maggior parte del film, immerso nella neve con tutti i personaggi che non possono fidarsi gli uni degli altri. A livello concettuale le atmosfere e la tensione che il film mette sono molto vicini al capolavoro di Carpenter, per non parlare della struttura meravigliosamente teatrale di tutto il film che si rifà un po' anche ai 10 più grandi di Agatha Christie con il sistema del delitto a porte chiuse. Ma perché io reputo The Hateful Eight non solo un ottimo film di Tarantino ma uno dei suoi migliori in assoluto? Innanzitutto perché la regia è fantastica, non è dinamica come poteva essere ad esempio quella di Django Unchained, ma utilizza degli espedienti anche solo per valorizzare i dialoghi tra i personaggi che sono incredibili, come ad esempio il fatto di mettere i due personaggi che parlano, uno in primo piano e l'altro sullo sfondo, con la perdita di fuoco su ciascuno a seconda di chi stia parlando, anziché utilizzare il campo e controcampo. Poi perché i dialoghi sono scritti in una maniera non ispirata di più, e la trama che molti hanno considerato inconcludente e discontinua, io invece l'ho trovata quasi perfetta. E poco mi importa se effettivamente la storia acceleri verso la fine in maniera improvvisa, Tarantino ha scelto questo stile e l'ha adottato in maniera impeccabile. E poi ci sono dei personaggi che sono rimasti a rimanere scolpiti nella memoria, come ad esempio Marquis Warren, protagonista morale della pellicola, interpretato da Samuel Jackson. Ezechiele 25:17. No, effettivamente non è quel monologo anche qui, però devo dire che non lo vedevo così cazzuto proprio dai tempi di Pulp Fiction. E poi c'è Kurt Russell che interpreta John Root, detto il boia, che è un personaggio incredibile perché ha un suo codice d'onore, nonostante sia un grande bastardo in apparenza, che non si fa problemi a dire schiettamente quello che pensa anche agli sconosciuti e a picchiare di continuo per rimettere in riga la prigioniera che si porta appresso. Cosa che ha portato molti a tacciare questo film di misoginia, solo che non hanno capito che non picchiano questo personaggio in quanto donna, ma in quanto canaglia che merita la forca. Ed è proprio questo personaggio femminile, Daisy Domergue, che mi ha affascinato tantissimo, ad essere stato particolarmente importante per quanto riguarda il film, perché è interpretato da Jennifer Jason Leigh, che è stata candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista. Uno dei tre miseri Oscar in cui è stato candidato il film, perché oltre a quello c'è solo la candidatura per la migliore colonna sonora, Ennio Morricone, e poi la migliore fotografia. Jennifer Jason Leigh è stata semplicemente fantastica, la candidatura è meritata, e per quanto mi riguarda io le darei direttamente il premio, perché è stata magnifica, è riuscita a reggere questo ruolo che fondamentalmente era molto difficile e oltretutto è anche molto istrionica. E mi spiace che quando si parla di The Hateful Eight nessuno tiri mai fuori Walton Goggins, che già aveva interpretato Billy Crash in Django Unchained, e molti lo conosceranno anche per aver interpretato Shane in The Shield, e che qui interpreta Mannix, personaggio che inizialmente è assolutamente detestabile, ma che nel corso del film subisce un'evoluzione incredibile e che Goggins riesce a interpretare con una maestria impareggiabile. Io ad esempio l'avrei candidato come miglior attore non protagonista. Ma si sa che all'Academy non capiscono un cazzo, dal momento che hanno premiato Django Unchained per la migliore sceneggiatura originale, che pure era meritevole, e non hanno cagato di pezza la sceneggiatura di The Hateful Eight, che è due spanne sopra, almeno per quanto mi riguarda. E si sarebbe meritato quantomeno anche la candidatura per il miglior film, perché porca puttana, film come questo non si vedono tutti i giorni in sala. Ma a rendere grande The Hateful Eight non è solo Samuel Jackson. Ezechiele 25:17. No, perché oltre ai personaggi, tra cui purtroppo mi hanno un po' deluso Tim Roth e Michael Madsen, perché avevano dei ruoli che non li hanno valorizzati appieno, ci sono anche le già citate musiche di Ennio Morricone, che per buona parte sono state riciclate proprio dalla cosa di John Carpenter, tra quelle che erano state scartate per quel film. E porca puttana, se si sente, si sente tantissimo. Chi non ha ancora visto questo film potrebbe pensare che l'ambientazione western sia identica a quella tirata fuori in Django Unchained. In realtà no, e non solo perché stiamo parlando di un film ambientato per la gran parte
parte all'interno di un luogo chiuso, ma è proprio tutto un altro modo di citare il western, anche perché non è ispirato tanto a film western classici quanto piuttosto a serie TV a stampo western, come ad esempio Rawhide, il virginiano e Bonanza. Quello che rende The Hateful Eight un film straordinario è che probabilmente è la pellicola più personale girata da Tarantino, perché non ci ha messo solo una grande passione per il cinema che è l'amore della sua vita, ma è anche il suo film più politico. Si passa da discorsi che toccano il razzismo alla storia d'America a simbolismi incredibili, ad esempio come la divisione satirica geopolitica degli Stati Uniti d'America all'epoca all'interno dell'Emporio. Il tema dell'emancipazione degli afroamericani e della schiavitù è toccato in maniera differente rispetto a Django Unchained, e il tutto affidato al personaggio di Samuel Jackson. Ezechiele 25:17. E poi un film estremamente teatrale, si potrebbe tranquillamente portare in scena in un qualunque teatro e l'effetto sarebbe lo stesso. Le inquadrature sono sapienti, riescono a valorizzare ogni singolo movimento e soprattutto sono rimasto molto colpito dal fatto che la violenza in questo film sia leggermente diversa rispetto agli altri di Tarantino, perché sì, come al solito è esagerata, sguaiata e porta anche a ridere molto perché è intrisa di black humor, ma a differenza di film come Kill Bill ad esempio, è una violenza che c'è ed esiste e l'alito della morte lo sentiamo su ogni personaggio costantemente. Non è più la solita morte esagerata che sembra non esserci, anzi è una morte che morde il culo ai personaggi senza dar loro sosta, e a colpire anche il rapporto che gli stessi personaggi hanno con la morte. Sembra che non se ne curino e che sappiano che è una cosa che a volte può essere inevitabile, come se non interessasse loro che stanno per tirare le cuoia. E il contrasto tra il rosso del sangue e il bianco della neve, che spesso e volentieri viene presentato sullo schermo, è qualcosa di meraviglioso. Tra l'altro questo film è costato non poco, perché Tarantino ha insistito per girarlo in pellicola 70mm Ultra Panavision, un formato che ha una resa incredibile sul grande schermo e che non veniva usato da parecchio tempo. È stato utilizzato poche volte nella storia del cinema, soprattutto in grandi colossal come ad esempio Ben-Hur. E la versione in pellicola, nei pochissimi cinema in cui viene proiettata, comprende un intervallo, un intermezzo di un quarto d'ora durante il quale vengono suonate le musiche di Ennio Morricone che troviamo all'interno del film. In sostanza, andare a vedere The Hateful Eight in pellicola significa respirare l'atmosfera che si respirava all'epoca quando venivano proiettati film di quel tipo. Infatti a un certo punto è sentita una voce narrante che esce fuori dal nulla, e che è originale dello stesso Quentin Tarantino, che serve a ricapitolare un po' la situazione dopo il lungo intermezzo. Come molti altri film di Tarantino, anche questo è a capitoli e ogni capitolo è mozzafiato, ti riesce a mettere addosso una tensione incredibile, e io francamente non riesco a capire come si faccia a dire che il film sia noioso. Può essere sicuramente più lento rispetto ad altri a cui ci è abituato Tarantino, ma io ci ho trovato il regista alla sua massima potenza intellettuale, e ho adorato il confronto tra i vari personaggi, perché ognuno di loro rappresenta una sorta di vizio o di difetto umano che viene esasperato, ed è bello vedere come interagiscono, perché ciascuno di questi difetti evolve e alla fine ogni epilogo è estremamente simbolico, una sorta di allegoria dell'atrocità e degli errori che ha compiuto l'umanità, il tutto racchiuso in una stanza. Quindi il mio voto per questo film è 9+. Vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere. Se volete guardare una recensione molto più lunga di questa, che dura più di un'ora, la trovate in descrizione qui sotto e nelle schede in questo video. Quindi anche questo flashback finisce qui. Io spero non troppo, ma mi sto chiedendo che cosa direbbe riguardo tutto questo Samuel Jackson. Ezechiele 25:17.